Mi spiego meglio in 30 secondi. Noi oggi stiamo vedendo le ragioni ideali dell'appartenenza a una comunità, penso su tutti alla comunità europea, all'ideale europeo, profondamente messe in crisi, profondamente messe in discussione. Non è un singolo problema la questione immigrazione o la questione terrorismo o la questione economica. È proprio l'idea dell'appartenenza che viene messa in discussione. Vale per l'Unione Europea, vale per tanti altri grandi contenitori di speranze e di ideali. Bene, per noi la cultura è la ragione d'essere della nostra comunità e della nostra convivenza, che non vuol dire semplicemente un'opera d'arte, una biblioteca, un archivio o, perché no, un asilo nido o un centro di arte contemporanea, ma è quel patrimonio di valori che tiene assieme un popolo. La cultura per noi è questo. Rimetterla al centro della discussione politica significa dire che la grande scommessa sull'identità nazionale ed europea si fa recuperando nel nostro passato le ragioni profonde per lo stare insieme oggi. È questa la sfida del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo e di conseguenza è la sfida del governo. E allora da questo punto di vista ci sono poi tutte le ricadute economiche, i ritorni turistici, gli aspetti più legati ai numeri e alle statistiche, ma quello che ci muove è innanzitutto l'idea che la cultura sia al centro di tutto.